Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 18-26. Gesù guarisce una donna per strada e risuscita la figlia di Gairo. Gesù, avvicinato da Gairo, uno dei capi della sinagoga di Gerasa, si reca alla sua casa per guarire sua figlia gravemente malata, ma nel tragitto viene raggiunto e toccato da una donna. Una donna che soffre di perdite di sangue tocca il suo mantello e immediatamente viene guarita. Successivamente Gesù si reca alla casa di Gairo, dove nel frattempo la fanciulla è morta, ma egli la resuscita dicendo a tutti i presenti che stava soltanto dormendo. Gesù viene schernito per questa sua affermazione, ma la figlia di Gairo, resuscitata, fa ricredere tutti e la sua fama si diffonde ancora di più. Questa parte del Vangelo, che si ritrova anche in quello di Marco e Luca, ci dice chiaramente che chi ha fede in Dio può guarire come quella donna che tocca il mantello del figlio di nostro Signore. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 18-26. Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora. Ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà». Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che soffriva d'emorragia da 12 anni. Gli si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarito». Gesù, voltatosi, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarito». E in quell'istante la donna guarì. Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Quelli si misero a deriderlo, ma dopo che fu cacciata via la gente, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E se ne sparse la fama in tutta quella regione.